Allora, nonna, prego. Questa è la sedia, siediti. Che meraviglia. Ti piace? Questo è il microfono, se vuoi parlare un po' con la gente. Sì. Ah, va bene. Allora, questa è la chat, ma non si legge niente perché adesso stanno facendo solo un gran casino. Basta fare casino. Sì, sì. Allora, ti devo spiegare, prendo un attimo l'altra sedia e ti spiego. Devi sapere che è da un po' di tempo, che è da un po' che ho inserito un sistema di punti. Ho messo un sistema di punti che premia le persone che stanno tanto nel mio streaming, cioè mi guardano tanto, oppure che mi donano dei soldi. C'è uno che ha donato tanti soldi e ho messo come ricompense varie cose che potevano, diciamo, acquistare con i punti. E una di queste cose che possono acquistare è la tua presenza in live. Sì, ah, ecco. È un onore. La tua presenza in live costa, costa 50.000 punti, che in soldi sono 250 euro. Mi hanno donato 250 euro per la tua presenza in live. Però io faccio una fatica con i punti del supermercato, invece qui mi vendo. Raccontaci. Quindi, come funzionano. Io non ho mai avuto, mi chiedono sempre la carta Coop, la carta Coop, i punti. Sì, danno dei punti e poi dopo alla fine o ti danno qualche prodotto oppure ti fanno uno sconto, ecco. Daniele è quello che ha donato più di 200 euro per avere la tua presenza in live. Chi sono questi che donano i soldi? Gente che mi segue e che evidentemente comunque c'ha dei soldi da donare, magari lavorano, sì, magari non lo so, sì, e decido di donarmeli perché è come intrattenimento. Va bene, potrei ricambiare in qualche maniera, non lo so. Sei qua appunto per questo motivo. Dovete sapere che questa nonna sa fare tantissime cose. No, non so, nella cucina sono una frana. Io faccio la spesa e lui si arrangia. Coop o Esselunga? Qual è meglio secondo Ma te? Ma un po' l'uno, un po' l'altro. Poi se ce n'è uno nuovo, magari per curiosità andiamo a vedere. Cosa ne pensi delle ruspe? Delle ruspe? Le ruspe. Quelli... Cosa sono le ruspe? Quelle per scavare la strada? Quelli che passano sopra i campi rom di Salvini, presente? Ah beh, no, non voglio neanche pensare a queste cose. Va bene, allora non pensiamo a quelle cose, no, lì. No, no. Sai cos'è l'abbonamento al canale? No. Sai cos'è un abbonamento? Beh, sì. L'abbonamento al canale di Twitch, cioè questo sito in cui faccio, sì, lo streaming, sono 5 dollari al mese e quindi praticamente una persona per sostenere il canale decide, mm-hmm, magari anziché donarti dei soldi direttamente, ti fa l'abbonamento. Ah, sì. E l'abbonamento pagano 5 dollari al mese, a te arriva la metà come streamer, a meno che non hai. E arriva la metà a me? No, a me, a te niente. Una partita briscola contro la nonna? Da piccolo ci giocavo con la nonna briscola. Ah, vincevi sempre. Vincevo sempre. Vinceva io. Sempre. Come l'aveva conquistato suo marito, addirittura? Cosa ti ha conquistato del nonno? La chiacchiera. Parlava tanto. Parlava tanto e dovevo cedere. Va bene. Noi avevamo il mercatino dei libri usati, quelli di scuola, no? E allora gli ho venduto dei libri, ma ha imbrogliato subito, perché me li ha pagati poco. E poi chiacchiere e chiacchiere mi ha chiesto l'appuntamento. E io alla lunga ho ceduto per... Fregata non una, due volte. Fregata completamente. Mi chiedono se io ti porto delle soddisfazioni. Sì, sono contento della tua compagnia, perché piuttosto che star qui da sola, è meglio anche è un rompiscatole come questo. Che danni combinavo da piccolo? Qua c'è da aggiungere una persona, mio cugino. Sì. Perché non ero da solo. Sì, no, avevo il cugino grande che le inventava tutte, me ne ha fatte di tutti i colori in casa. Il divano nuovo, una manata di colori sopra il sedile. Ma avete graffiato il poster che c'era contro la parete. Ma avete anche rotto quella lampada. Una lampada, c'aveva tutta una palla di vetro sopra. Si è rotta perché c'è andato il pallone, giocavate a pallone in casa, normale, ma sono cose previste, se no non li fai neanche entrare i bambini in casa. I bambini devono stare fuori in giardino con la cuccia, dicono. Con la cuccia? Sì. Come i cani? Esatto. Potrebbe essere un'idea, non ci avevo pensato. Quindi... Mia mamma mi ha raccontato che quando ero piccolo mio padre per farmi cioè stavo piangendo e mi ha raccontato che mio padre mi ha chiuso nel sottoscale, presente, quello sì, che c'è. No, da piccolino eri terribile, non sei mai stato né nel seggiolone né nel box. Terribile. Hai mai picchiato un rom? Ma la nonna non ha picchiato nessuno. No, per carità, poverino. Però dei rom, un giorno mi hai detto che degli zingari ti hanno rubato un anello, tipo una zingara. Non era una zingara, era una italiana perfetta che parlava quasi bolognese. Tutti. Lei guarda un posto al sole? No.
Quelle cose lunghe lì non le sopporto. Lei guarda un sacco forum dove litigano lì, sì, dal giudice. Sì, perché è l'ora del pisolo quotidiano, quindi un po' ascolto, poi mi addormento. Esatto, non si sa come faccia ad addormentarsi perché urlano tutti in quella trasmissione. E che passioni hai? Chiedono. Ma mi piace tutto, mi piace leggere, mi piace andare a teatro, mi piace molto camminare, specialmente in montagna, è il mio sogno. Ma camminare chilometri e chilometri, arrampicarmi. C'è da dire anche una cosa, io so soltanto che tu ogni giorno come minimo esci 2 o 3 volte. La mattina siamo sempre fuori, alla mattina, e poi anche pomeriggio quando c'è una bella giornata, guardi il cielo, è azzurro, bene, piglio su e vado a fare un giro. Cosa ne pensi di Gianni Morandi? Ah, è la mia passione. Perché è quello che sembra sempre giovane anche quando va avanti, sì, con gli anni. Sì, a parte che, sembra giovane, però è un ragazzo così alla buona, è familiare. Sì, non si dà delle arie, è semplice. Ah, dicono che no, siamo sbagliati, non è Gianni Morandi ma è Silvio Berlusconi che rimane sempre giovane. Anche se lui sembra più imbalsamato. Sì, che... tutto bello incremato, non so come facciano. Imbalsamazione. Sì, imbalsamato. L'hanno imbalsamato. Sì. Però è uno che si presenta bene, diciamo. Allora, nonna, direi che abbiamo fatto abbastanza, ti è piaciuto stare qui? Ma sì. Qua, al contrario dell'altra volta, che l'altra volta abbiamo fatto un video noi in cui ci avevano fatto delle domande nei commenti e poi noi le abbiamo lette. Qua invece, vedi, c'è la gente che sta scrivendo... In diretta addirittura. Stanno scrivendo tutti in diretta, poi adesso c'è scritto piccolo, non riesci nemmeno a leggere. Sono cose meravigliose, a parte che io non capisco niente. Come fa? Beh, a forza di vivere, di avere me in casa, avrei imparato qualcosa. Sì, ho imparato, ma pensare che una persona praticamente viene trasmessa nello spazio. Da qui, in casa degli altri, in giro, incredibile. Quindi ragazzi, è tempo di salutare la nonna e che vada a lavare i piatti. Ah, non a dormire. Beh, ho già dormito, mi hai svegliato, io stavo dormendo. Metta, va bene, tutti i nostri... salve ragazzi, ci risentiamo. Prego. Com'è la sedia, comoda? Comodissima. Bellina, gira. Me l'ha quasi regalata. Stupenda. Degli sponsor. Saluto. Perfetto. Metto a posto qua. Quest'altra sedia. Allora la macchina, sei andata a vedere? Sono andata a vedere la macchina, nonna, però adesso fammi fare la live, devo finirla. Sì. Dopo ne parliamo. Va bene.